Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Rischio di default economico per Strada dei Parchi a causa della revoca della gestione delle autostrade A24 e A25 decisa dal Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì. È uno dei motivi che hanno portato i giudici del TAR del Lazio a concedere la sospensiva che ha rimesso in sella Strada dei Parchi fino al 7 settembre, quando si terrà l'udienza camerale. Negli ultimi 4 giorni si stava lavorando al passaggio di consegne tra Strada dei Parchi ed ANAS. Quest'ultima è incaricata dal governo con un decreto a rilevare la gestione delle 2 arterie autostradali. La SPA del gruppo industriale abruzzese Toto, con un documento di 94 pagine, aveva impugnato il decreto legge, il cui iter di conversione in legge inizierà la prossima settimana al Senato. Sono 4.298 i casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo, dove il bilancio dei pazienti deceduti ha fatto registrare 3 nuovi casi ed è salito a 3.404. I dimessi o guariti sono 1.005 in più, gli attualmente positivi 3.287 in più. 247 pazienti, 28 in più, sono ricoverati in ospedale in area medica, 3, 1 in meno in terapia intensiva, gli altri sono in isolamento domiciliare. Eseguiti 1.689 tamponi molecolari e 13.845 test antigenici. È arrivato il via libera del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, il CICAS, al trattamento di integrazione salariale e mobilità in deroga per i lavoratori delle imprese inserite nell'area di crisi complessa Val Vibrata, Valle del Tronto. Il Comitato, presieduto dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, poteva contare su uno stanziamento di circa 11 milioni di euro per finanziare lavoratori e imprese che ricadono nell'ambito territoriale dell'area di crisi complessa. Ogni lavoratore, ha spiegato Quaresimale, potrà contare per il 2022 su un trattamento di integrazione salariale di circa 19.000 euro lordi. Secondo le stime effettuate dal Comitato, dovrebbero essere circa 150 potenziali beneficiari che usufruiranno del trattamento di mobilità in deroga, che potrà essere percepito da quei lavoratori che risultano licenziati alla data del 1 gennaio 2017 da quelle aziende che hanno sede nell'area di crisi complessa. Oltre che per i lavoratori, le risorse stanziate, 7 milioni e mezzo di euro provenienti dal Ministero del Lavoro e 3 milioni 400 mila euro residui, potranno andare a beneficio di quelle aziende che hanno già usufruito dell'intero periodo di cassa integrazione straordinaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 148 del 2015. La patata del Fucino IGP ha la più alta percentuale media di fosforo, circa 50 mg, ed è ricca di potassio, quindi l'unicità di queste proprietà organolettiche naturali ha portato l'Associazione Marsicana Produttori di Patate, sulla scorta di uno studio condotto prima da ricercatori del CRAB e poi dagli esperti della Facoltà di Microbiologia dell'Università dell'Aquila, a depositare un brevetto sull'assimilazione del fosforo in forma organica, quella che viene considerata la nuova frontiera del prodotto di punta della Piana del Fucino nella Marsica. È stata presentata in un convegno dal titolo Patata del Fucino dall'eccellenza culinaria allo sviluppo del territorio, organizzato nei giorni scorsi ad Aielli, in provincia dell'Aquila, dalla stessa AMP e dal Consorzio di Tutela Patata del Fucino IGP. La patata del Fucino IGP ha le qualità organolettiche uniche che sono preziose per bambini, sportivi ed anche anziani. La nuova campagna di promozione turistica della Regione Abruzzo è stata presentata dall'assessore alla promozione turistica Damario. Lanciato il nuovo video promozionale sulla nostra regione, che sarà trasmesso sulle reti nazionali e quelle locali delle regioni bersaglio della campagna turistica come Lombardia e Piemonte. La campagna promozionale, ha detto Damario, è incentrata principalmente sul turismo nazionale, perché su questa fetta di turismo abbiamo i riscontri migliori. Non a caso i dati di giugno sulle presenze, complici anche il ponte del 2 giugno e quello precedente del 25 aprile, che ha fatto da traino, sono a dir poco esaltanti.
questo ci lascia immaginare, ha proseguito, che l'intera estate ci regalerà numeri importanti. Per il Covid, la guerra in Ucraina, ancora detto da Mario, è cambiato anche il modo di prenotare le vacanze, visto che siamo passati da prenotazioni last minute a scelte last second, cioè all'ultimo secondo sostanzialmente. L'obiettivo principale è quello di destagionalizzare, spalmando l'offerta turistica sull'intero anno. In autunno, infatti, partirà un'altra campagna turistica per poi proseguire con quella legata alla neve e quindi agli sport invernali. Il claim scelto per il lancio della campagna estiva è Abruzzo, che bella sorpresa. Il nostro punto di forza, concluso da Mario, è sicuramente la sostenibilità, perché in Abruzzo convivono al meglio la vocazione industriale e quella ambientale legata ai parchi nazionali e a quello regionale. Insieme nel nome del turismo che interagisce positivamente con l'ambiente e lo valorizza anche come occasione per fare impresa. È l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto a Pescara dal presidente regionale di CNA Turismo, Claudio Di Dionisio, e dal presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Il patto d'azione si chiama Carta del Turismo Sostenibile e fa seguito ad altri di analogo contenuto sottoscritti nelle scorse settimane tra la stessa CNA e il Touring Club Italiano e l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Tra gli obiettivi dell'intesa, la valorizzazione del territorio abruzzese, sia delle aree interne che della costa, per promuovere un turismo attivo e sostenibile nella sua dimensione attiva, sportiva, esperienziale, inclusiva, capace di coinvolgere con proposte e percorsi anche le persone diversamente abili e che rispetta i valori ambientali, della qualità della vita, della cultura, della tipicità del territorio e promuove la rivitalizzazione di borghi ed aree interne, utilizzando al meglio le diverse strutture dell'accoglienza presenti in sinergia con le strutture regionali e territoriali esistenti. Centrale nell'intesa tra CNA Turismo e Legambiente Abruzzo anche la difesa della coesione sociale dei territori, il rapporto con i gestori del trasporto pubblico, la promozione sui mercati internazionali, la formazione di nuovi operatori qualificati. Si realizzerà il nuovo palazzetto polivalente in via di Girolamo nel quartiere Colli a Pescara, un impianto dotato di campi da basket, pallavolo e calcio a 5, finanziato con un fondo da 3 milioni di euro in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una struttura che sorgerà su una superficie pari a 7.200 metri quadri e assumerà un valore strategico in una città che ha una richiesta straordinaria di disponibilità di spazi per lo sport. Lo ha annunciato il consigliere di Forza Italia Alessio Di Pasquale, consigliere comunale a Pescara, parlando al nome appunto del suo gruppo consigliare. Il mondo produttivo chiede di portare avanti il processo di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, da cui dovrà nascere la nuova Pescara. Lo chiedono i commercianti che, superato lo steccato del centro commerciale naturale, già guardano alla costruzione del distretto commerciale che dovrà unire cultura, turismo e appunto commercio, riconoscendo a ciascuno dei tre territori la propria vocazione e specificità. E quanto emerso nell'incontro in commissione statuto con le rappresentanti di Confesercenti e Marina Dolci e con Marco Camploni, invece, che ha rappresentato Confindustria. Lo ha detto il presidente della commissione statuto, Claudio Croce. E il ministro degli esteri Di Maio, che ieri ha partecipato al convegno Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa Adriatica, ospitato nella sala consiliare del municipio pescarese, ha patrocinato con convinzione l'idea progettuale di agganciare il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore al destino dell'Euroregione Adriatico-Ionica, di cui l'Italia fa parte, con le 7 regioni che si affacciano sul mare Adriatico e che si completa con le regioni omologhe di Albania, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Montenegro e Slovenia, con le quali la Nuova Pescara, ha detto il ministro, dovrà essere all'altezza di interloquire e collaborare. La Nuova Pescara dovrà essere una delle protagoniste. L'interscambio culturale e commerciale darà benefici enormi, ha concluso Di Maio.
Lo sport: Valentina Procaccini, classe 2008 di Montesilvano, talento del nuoto italiano in forza al circolo canottieri Aniene dal dicembre 2020, è stata convocata in nazionale giovanile per partecipare allo European Youth Olympic Festival organizzato dai comitati olimpici di 44 nazioni europee e che si svolgerà a Banská Bystrica in Slovacchia dal 22 al 31 luglio. In programma 119 eventi di 10 discipline sportive, dalla ginnastica atletica artistica al basket, passando per il badminton, atletica, la pallamano, il judo, il ciclismo su strada, il nuoto, il tennis e la pallavolo. Torna la festa di San Camillo dell'Ellis, in programma in questi giorni presso il santuario di San Camillo dell'Ellis a Bucchianico. Tra gli eventi in programma ricordiamo il 14 luglio, solennità di San Camillo, alle 10.30 l'arrivo della Compagnia di Castellara con l'esposizione della statua taumaturga del santo e la Santa Messa Solenne presieduta dal novello sacerdote Don Daniele Di Michele. Poi alle 20.30 la solenne celebrazione nella commemorazione del transito del santo, presieduta alla sua eminenza il cardinal Enrico Feroci, rettore del santuario Madonna del Divino Amore in Roma. Il 15 luglio invece alle 17 la processione di San Camillo dell'Ellis, giornata regionale del sollievo e il conferimento del riconoscimento Più Cuore in Quelle Mani a cura dell'amministrazione comunale di Bucchianico. Poi alle 19 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forti, arcivescovo di Chietivasto, e a seguire la processione per le vie del centro storico con la statua taumaturga e la reliquia del santo guidata appunto da padre Pedro Tomantin, superiore generale dei Camigliani. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti al mattino nell'Aquilano e in attenuazione nel corso della giornata. Temperature stazionarie in lieve diminuzione, specie nei valori minimi, da domani previsto un graduale aumento. Venti deboli dai quadranti orientali con occasionali rinforzi lungo la costa. Mare poco mosso, con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata. È tutto con questi dati di abruzzometeo.org. Noi ci salutiamo, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.